Real! Qui è Mr. Black che vi parla! Qui è Mr. Black che vi sta parlando! Stiamo direttamente alla stazione centrale di uno Space Shuttle Apollo 13! Filippo, basta parlare così! Non se ne può più! Fatela finita! Ok ragazzi, ci siamo, ve lo dico perché ci siamo. Era ora, l'abbiamo trovato. Ragazzi, lo abbiamo trovato. Allora, prima di tutto, ma proprio ve lo dico, prima di tutto, pollice, perché qua già partiamo cariche proprio a un livello esponenziale, ma talmente tanto esponenziale che ci stiamo degradando l'anima. Ok? Detto questo, raga, ve lo voglio dire perché ve lo voglio dire. Allora, cosa è successo? In breve, ieri praticamente finito il baule del clan, ci siamo ritrovati, ecco, il 4150 denari con 525 carte, ci siamo trovati che mi è spuntato fuori questo baule epico. Per chi mi segue su Instagram avrà visto sicuramente la foto. Successivamente, che succede? Che Arianna, la ragazza che gioca con me all'interno del clan, che non è una ragazza ma in realtà un uomo, ma noi chiamiamo Arianna, mi ha detto ieri sera: Black, guarda che ci dovresti avere anche un baule leggendario. Io gli dico: ma che cazzo stai dicendo? No, baule leggendario. E invece clicco sull'icona e guarda un po', mi ricompare baule epico con di fianco il baule leggendario. A quel punto cosa ho fatto? Non stavo più nella pelle, la reazione mia è stata tipo: oh mio Dio, sto morendo! Però al di là di tutto questo, ragazzi, vi sto dicendo che è alla fine un baule, cioè non c'è niente di importante dentro, se non che una fottutissima leggendaria. Ok, partiamo subito con il fatto che dentro c'è una leggendaria e fino a qua ci siamo tutti. Però c'è da dire una cosa. Allora, quante leggendarie noi abbiamo? Porca puttana, dobbiamo trovare sta cazzo di leggendaria potente. Se no è inutile, ragazzi, ve lo dico, è veramente inutile avere una carta leggendaria che noi già abbiamo. Quindi dobbiamo cercare di trovare una carta che ci serva per il nostro scopo. Ma quali carte stiamo parlando? Andiamole a vedere subito. Abbiamo il tronco, la principessa, il bronchinoro sciroppo, detto anche boschettiolo, e ovviamente abbiamo il drago infernale e il cimitero. Tutte carte che ci mancano, sono ben 5 carte che ci mancano. 2, 3, 4, 5, 5 carte che ci mancano. E ovviamente dobbiamo trovarne almeno una di queste. Altrimenti che cosa succederà, Mr. Black? Credo che mi ucciderò. Comunque, al di là di questi istinti suicidi che noi non vogliamo che accadano, andiamo subito ad aprire la nostra pacchettina leggendaria. No, prima il baule della corona del clan. Perché, ragazzi, ci abbiamo sudato 7 camicie. Abbiamo... oh, ragazzi, sono arrivato secondo. Ieri non ho nemmeno giocato, ci ho fatto tipo 2 partite. Abbiamo raccimolato tutte le corone che ci servono per aprire sto cazzo bubolo di baule. E raga, ve lo dico, primo baule della storia, delle storie epiche del mondo. Non è finito male, ma è uno scherzo. Ok ragazzi, allora non vi sto a spiegare che cazzo mi è successo, perché fa veramente girare il cazzo sta roba, fa veramente girare il cazzo. Comunque, tagliando corto, il video ve lo taglio qua semplicemente per un motivo. Stavo esportando tutto, il computer, il mio Mac, mi ha detto: guarda che testa di cazzo hai, la memoria piena, è ora che svuoti qualcosa. E ovviamente io che cosa ho fatto? Sono andato a cancellare le 2 clip di Clash dove c'era lo spacchettamento. Però tranquilli, tranquilli. Allora, apriamo sto pure del clan. C'è gente che ci ha trovato una leggendaria, non ci credo, ma se la dovessimo aprire, vai con la suspense, vai con la musica, vai, vai. Ci siamo. Un po' di musica, un po' di lampada, un po' di lampada. Dacela, no. Tranquilli, perché alla fine nel baule epico non ho trovato nulla, ok? E vi dico di più, qui qualcuno ci goderà, anzi non ne è poco, ci gode poco, perché alla fine... nostra principessa! Dai, siamo carichi, dai! Abbiamo accumulato abbastanza potere, più occhiali per noi! 12 occhiali, ce la facciamo! È il nostro momento, aprilo! Mancavano pochi minuti, attenzione, partiamo con l'epica fulmine, cattivissima! Veramente cattivissima! 2 per... molto bene, attenzione, altre 3 carte. Manca poco l'arrivo della mia leggendaria, attenzione. Attenzione, prendo l'altra epica, attenzione, cattivissima. Prendo la mongolfiera, non ce ne frega un cazzo della mongolfiera, per favore, dacci carte serie. Allora, volevo portarvi il leggendario domani, ok? Quindi il video, in questo video c'era il baule epico e il baule della corona, in cui abbiamo trovato, a parte i 3250 di oro, che ha fatto veramente sta bene da Dio proprio, non abbiamo trovato nulla di leggendario.
Ho aspettato oggi per poterlo portare. Mi tira il culo perché mi si è cancellata quella cazzo di clip e non sono riuscito a recuperarla, perché una volta che vai su svuota cestino. Ho provato già con 500.000 e 4 milioni di software, non ci sono riuscito. Sta di fatto, ragazzi, che perché il file era danneggiato ormai. Sta di fatto, ragazzi, che non ce ne frega un cazzo di tutto questo. Ovviamente, cosa mi è successo? Che nella mia incazzatura generale ho detto vaffanculo, devo buttare fuori sto video perché glielo devo portare, glielo volevo portare visto che ho fatto anche il metodo delle tre corone. E niente, vaffanculo, vado ad aprire subito dopo il baule della corona, quindi non quello del clan. Cosa mi esce fuori? Sì, mi è uscito fuori lui. Cioè, tutte le carte che potevano uscire, mi è uscito fuori lui. Comunque, vabbè, raga, vabbè. E, insomma, sono stato molto, ma molto fortunato. Cioè, in 2 giorni ci ho avuto un culo della madonna. Peccato che con sto Mac di merda sono stato sfigatissimo. Detto questo, ragazzi, detto questo, visto che non abbiamo trovato nulla nell'epico, quello del clan, sapete cosa facciamo? Allora, visto che il fatto ci ha voluto sfidare così, io adesso mi vado ad aprire il baule leggendario. La mettiamo così, la mettiamo? Sì, la mettiamo così. Quindi dopo che tutto è andato a puttana, mi è andato il tilt, il computer, mi è andato in tilt, tutto, ok, le clip sono andate a farsi fottere. Noi adesso ci andiamo ad aprire il leggendario, che avremmo dovuto aprire domani in un altro video. Non me ne frega un cazzo, lo apriamo adesso. Un giorno per sbloccarlo? Noi abbiamo 176 gemme, il che significa che possiamo aprirlo adesso. Andiamo ad aprire. Allora, come vi dicevo, ragazzi, mi servono due carte. Cioè, voglio nello specifico una carta sola. Questa, quella della principessa. Ci servi tu, tesoro. Sei pronta? Verrei volentieri, ma sinceramente ho un po' paura di te. Perché ha paura di me? Che cosa gli ho fatto io? Non gli ho fatto niente. Ma vieni con me. O altrimenti, o anche un boscaiolo non farebbe schifo, ma anche un tronco gradirei. Perciò, visto che stiamo parlando troppo, andiamoci ad aprire. Prima spollicione, ragazzi, mi dispiace, vi ripeto, per il baule epico e per l'altro baule purtroppo è andato tutto a puttane. Come sentite, anche l'audio della voce è migliore, perché nell'audio precedente mi è andato, ho cancellato anche il file della voce, quindi ho praticamente l'audio della telecamera che faceva veramente schifo, e qua mi sentite molto meglio in questa seconda parte del video. Comunque partiamo. Attenzione, baule omaggio si è sbloccato adesso. Incredibile, si sbloccano bauli omaggio così. E immaginiamoci se ci troviamo. No, sarebbe stato troppo bello in live. Comunque, apriamocelo. Vai, principessa. Principessa, vieni da me. Forse vi serve un uomo. Un uomo cattivo, tipo un Rambo della situation. Siamo pronti per questo spacchettamento. Principessa, vieni a me. Sono arrivato io, Mr. Rambo. Raga, namo. Aprimocelo. 3, 2, 1. Ma vaffanculo! Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Non ci voglio credere. Due minatori nella stessa. Non ci voglio credere. La sfiga è il culo. Vedi, la sfiga è il culo. Non ci voglio credere. L'uomo più sfortunato ma più sfigato del mondo. Bene, ragazzi, molto bene ma molto male. Abbiamo trovato due carte uguali, le uniche che non volevamo, ma va bene così perché noi siamo molto di più. Noi siamo molto di qua e siamo anche molto di là. Ciao, ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video. Ci vediamo in un altro video. Ciao. Allora, che cos'è? Un manicomio questo? Eh? È un manicomio?